ormai insomma il mondo delle donne. C'è poco, insomma, è un dato di fatto. Ieri sera raccontavo, premiamo insieme all'assessore della pubblica istruzione i ragazzi che si sono distinti a scuola con i 100 centesimi. Erano quasi tutte donne. Sindaco Figlioli ha detto una cosa che le donne hanno apprezzato molto, cioè nella prossima consigliatura, non quella del 2017, ci possa essere una donna a guidare la città di Pozzuoli. Beh, questo è un tema ormai importante, ho detto due cose, ieri eri presente anche tu con la tua televisione, nella premiazione che abbiamo fatto per i 100 centesimi la maggior parte erano ragazze, erano tutte donne. Ormai il ruolo della donna nella società, nelle istituzioni cresce sempre di più, ritengo per alcune attitudini ed esperienze e professionalità che la donna ha una grinta, un entusiasmo, una marcia in più, penso che è venuto il momento di far crescere il numero delle donne presenti nelle istituzioni e perché no nella prossima esperienza amministrativa, quella del 2021 ovviamente, di portare per la prima volta un sindaco donna nella città che ho il piacere di rappresentare in questo momento. Un convegno riuscitissimo, grande partecipazione di avvocati, di addetti ai lavori, ma soprattutto di pubblico interessato all'argomento. Abbiamo colto con piacere l'invito dell'Associazione Nuovi Orizzonti a partecipare alla realizzazione di questo convegno che parla di donne e giustizia, donna come attrice di giustizia e come destinataria di giustizia. Ringraziamo il Comune di Pozzuoli per averci dato ospitalità in un sito di pregio quale quello del Rione Terra che racconta la storia della Pozzuoli seconda Roma. Ringrazio i relatori che hanno dato un grosso contributo ai nostri lavori e soprattutto è passato un messaggio forte che la cultura è il punto nodale da cui bisogna poi fare rete e trovare soluzioni a problematiche che riguardano il sociale. Donna e giustizia è un grande contenitore, tutto ruota intorno alla donna e donna professionista, donna come vittima di violenza. Vittima di violenza perché purtroppo ancora oggi assistiamo a questa mattanza delle donne, quindi argomentare su questioni che possono dare un contributo alla crescita e soprattutto delle nuove generazioni a noi interessa molto come sindacato. Ringrazio il direttivo che ha accolto di buon grado l'invito dell'associazione a far parte e quindi a far integrare il corso di formazione all'interno delle manifestazioni previste dal Comune di Pozzuoli per l'8 marzo, giornata internazionale della donna. Teresa Cannavacciolo, presidente dell'Associazione Nuovi Orizzonti, può ritenersi soddisfatta della manifestazione Donne e Giustizia, una grande partecipazione? Sì, una grande partecipazione perché, come ho detto all'inizio, la violenza sulle donne è una questione di cultura. Noi continueremo non solo l'8 marzo, durante tutto l'anno con il nostro impegno. Il prossimo appuntamento pubblico sarà per il 25 novembre, ancora con Donne, Cultura e Giustizia. Maria Teresa Moccia di Fraia, la sua testimonianza ha interessato tutti i presenti. Spero di sì, è un argomento molto forte, dobbiamo ancora fare molto culturalmente, attraverso le scuole, attraverso le famiglie, deve un po' passare un'inversione di marcia. Lei è una docente, quindi sempre a contatto con i ragazzi e con le ragazze, come percepiscono questo giorno? È vero, c'è molta allegria, forse lo si vive in maniera commerciale, un po' superficialmente, però poi con il lavoro in aula si riesce ad affrontare delle tematiche anche un po' più delicate.